siamo ai laghi di Monticchio, al confine tra la Puglia e la Campania. È qui che nasce il nostro itinerario del Vulture Melfese, una terra famosa per il suo aglianico, soprannominato Barolo del Sud, ma anche per altri prodotti, sapori e profumi, come quelli dell'olio e dei formaggi. Andiamo a scoprirli insieme. Un paesaggio fiabesco intervallato da piccoli laghi, corsi d'acqua e antichi vulcani, dove sorgono castelli, monasteri e borghi inespugnabili. Immergersi nel Vulture Melfese significa scoprire itinerari affascinanti, fatti di storia e cultura. È possibile effettuare piccole gite in barca o in pedalò, per ammirare le caratteristiche ninfee bianche e galleggianti che crescono vicino alla riva dei laghi di Monticchio, due specchi d'acqua che sorgono proprio al posto del cratere del Vulture, vulcano ormai spento, dove si riflette la splendida abbazia benedettina di San Michele, sede del Museo di Storia Naturale. È proprio alle pendici di questo antico vulcano, tra i vigneti di Rio Nero e Barile, tra i maggiori centri per la vinificazione della Basilicata, che viene coltivato l'aglianico del Vulture, prodotto che nel 1971 ha ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata e nel 2010 la denominazione di origine controllata è garantita. Partiamo dal Vulture. Cos'è questo Vulture? Era un vulcano, la sua ultima eruzione 133.000 anni fa. Non abbiamo avuto un'eruzione, ma una vera e propria esplosione, perché un vulcano ricco di silicati incontrano le acque minerali, perché siamo ricchi di acque minerali, quindi abbiamo avuto un'esplosione. Questa lava va subito in aria, si raffredda velocemente e ci lascia questi strati di tufo vulcanico. I contadini dicono il tufo allatta la pianta, la madre terra non abbandona mai i propri figli. Che significa che questo tufo vulcanico l'inverno assorbe l'acqua e l'estate la rilascia in maniera graduale. Quindi tufo vulcanico, microclima, sbalzi climatici e mineralità rendono l'aglianico del Vulture un vino inimitabile. Viene vendemmiato a inizi novembre, quindi fa 20 giorni di macerazione, un anno in barrique nuova e un anno in bottiglia. Quindi sentiremo tantissimi sentori terziari, tostatura, tabacco, bel vino corposo. È un'altra particolarità dell'aglianico è la sua longevità. Noi diciamo è un pugno di ferro in un guanto di velluto. Quindi un vino che se lo andiamo a conservare in cantina, anche fra 10 anni troveremo un ottimo prodotto. Una terra dal fascino misterioso che ammaliò perfino l'eclettico Federico II di Svevia. Passando da Melfi, il suo castello e la cattedrale, simboli del potere ecclesiastico e politico che governarono l'abitato del XIII secolo, la Porta Venosina e il Lago Pesole. L'imperatore scelse il castello normanno svevo come residenza estiva e nelle foreste del Vulture praticava la falconeria, il suo hobby prediletto. Spostandoci di pochi chilometri si incontra Ripa Candida, la città del miele, dove le arnie, posizionate dagli apicoltori a diverse altitudini tra olivi e castagneti, permettono alle api di bottinare in aree naturali e agricole, seguendo il progredire delle varie fioriture delle specie arboree ed erbacee che abbondano sull'antico vulcano. Riusciamo a produrre 4-5 tipologie di miele, diversi tipi di mielefiori, dalla collina anche dalla montagna, il miele di castagno, il miele di eucalipto, e il miele di edera e altri mieli anche rari come può essere il miele di iperico e il miele di scabiosa. Facciamo un'apicoltura naturale, biologica, senza trattenenti chimici, proprio a salvaguardia sia delle api ma anche della solubilità del miele. Utilizziamo metodi tradizionali per l'estrazione del miele. Quindi vengono allontanate per pochi secondi le api dall'arnia, vengono prelevati i melari con il miele, viene portato in laboratorio e stesso in giornata viene estratto, vengono tolti gli opercoli e quindi per forza di inserire una centrifuga e per forza di gravità il miele viene estratto. Segue una linea di filtrazione per togliere quelle particelle di cera che restano ancora nel miele. Quindi poi si lasciano in maturatura una ventina di giorni, dopodiché il miele è pronto per essere offerto al pubblico. Andiamolo ad assaggiare allora il miele. Certo.
Inoltrandosi verso sud in direzione di Potenza, lungo la strada non è difficile incontrare greggi di pecore lasciate libere nei pascoli. Siamo a Filiano, dove il rinomato formaggio pecorino, prodotto di assoluta qualità artigianale, ancora in gran parte invecchiato in grotte naturali o in locali interrati, si è affermato tanto da meritare la DOP. Questo è un prodotto fatto esclusivamente da pascolo. Le pecore sostanzialmente si alimentano solo con le erbe che ci sono in questi pascoli, che sono pascoli di colline ed alta montagna, e quindi acquisisce anche un sapore particolare con tutte le essenze che ci sono in questi pascoli. Prediligiamo le proteine invece che i grassi, e quindi abbiamo bassissime quantità di grassi ma altissime quantità di proteine. E questo gli dà, come dire, una specificità particolare a questo prodotto che non si trova da nessuna parte, solo in questa areale, che sono 30 i comuni che possono produrre questo prodotto, nell'areale in provincia di Potenza. E noi qui partiamo da Filiano perché è nato nel comune di Filiano, quando c'era il principe Dorio sostanzialmente, anche Federico II, che stava a Melfi nei castelli federiciani e alla Copesole, lui si approvvigionava sostanzialmente di questi prodotti per poi dare all'esercito anche la possibilità di poter mangiare i suoi eserciti, e quindi dava i formaggi perché è stagionato, può rimanere 7-8 mesi, anche un anno, è sempre commestibile ed è buono. Il comune di Filiano era un piccolo comune, ma che però aveva circa 30-35 mila capi di ovini e caprini, e da lì poi piano piano si è esteso all'interno di questa areale che noi poi abbiamo costituito il consorzio, e abbiamo iniziato ad immettere sul mercato questo prodotto qui, che viene fatto da latte crudo munto la mattina e la sera, quindi il giorno dopo viene regolarmente lavorato, si porta a temperatura di 36-37 gradi, utilizziamo solo il caglio o aziendale o comunque che facciamo fare da un'altra azienda terza, ma che utilizza i caglioli dei nostri agnelli già certificati dall'ente di certificazione. Facciamo questo il formaggio e poi viene naturalmente salato con, noi utilizziamo la salatura ancora con sale normale, non quella, la salamoia, perché la salamoia ha degli elementi di inquinante, invece noi utilizziamo soltanto sale secco, e dopodiché viene messo nelle sale di asciugatura, e poi la stagionatura avviene in queste grotte che sono fatte di tufo e che gli dà un aroma particolare, perché la temperatura è costante intorno ai 12-13 gradi durante tutto l'arco dell'anno, con una umidità dell'86-87%, e quindi lo fa maturare piano piano, dandogli ancora un'aggiunta di sapore e di un tocco di particolarità a questi prodotti. Viene lavato naturalmente con il nostro aglianico e viene unto con l'olio per togliere le muffe che si possono creare all'interno sopra la crosta del formaggio.